Benissimo, e allora io darei il via al nostro incontro, che è poi il primo incontro, il nostro primo incontro dedicato. Per favore, però, gli altri devono stare tutti, si dice, mutati, questo bel bruttino. Mutati, nel senso resi muti, ammutoliti. Cioè, e quando chiedono la parola, daremo la parola, altrimenti, siccome abbiamo fatto entrare tutti, cioè quelli che possono entrare, che vogliono, stanno entrando, però a maggior ragione, ma credo che appunto il tecnico li silenzierà e darà la parola quando sarà il momento. Ecco, questo per dire allora che con questo primo incontro dedicato a Giuseppina Torregrossa inauguriamo la sezione Corpi terrestri, corpi celesti, scritture ed ecologia, proposta dalla Cattedra di Letteratura Italiana Contemporanea del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Palermo, che ogni anno sostiene partner del festival. Il titolo vuole evocare e far proprio le meditazioni contenute in quel prezioso volumetto, Corpo Celeste, in cui Anna Maria Ortese, nel 1997, un anno prima di morire, raccolse alcuni suoi saggi e memorie scritti tra il 74 e il 97. La scrittrice del Mare non bagna Napoli, cioè nota per quel libro, ma per tanti altri bei libri, ma ricordiamo il suo primo che la rese più famosa, anche fece discutere molto, nel presentare il suo piccolo libro, esaltava la qualità di corpo celeste della Terra e dunque il suo essere partecipe come gli astri di un sovramondo, il che ribaltava la giovanile, erronea convinzione generata dai vecchi testi scolastici mal capiti magari, che la Terra fosse una palla scura, terrosa, niente affatto aerea. Quando Anna Maria scopre invece che è un pianeta, la Terra come gli altri, le si aprono orizzonti inediti, imprevisti, così ci dice, anche la Terra e il paese dove abitavo e la collocazione, ovvera patria di tutti, era quel sovramondo. E erano le premesse queste per rivendicare un diverso destino per l'uomo e per la terra. Ma su questo torneremo venerdì, quando abbiamo un incontro proprio dedicato a Elsa Morante e Anna Maria Ortese. Ecco, nel parlare di corpo condiviso, non potevamo non partire da una simile tensione, che è una, voglio sottolinearne, tensione ecologica, innanzitutto. Oggi quel titolo per me evoca questo. Oggi che il corpo è più che mai al centro dell'immaginario collettivo. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo fatto tutti esperienza della fragilità dei corpi, ma anche della tensione verso la vita, verso la socialità, verso il corpo dell'altro. Oggi che vediamo minacciata seriamente anche la salute del pianeta, abbiamo più che mai bisogno di riservare un'attenzione particolare al paradigma ecologico. Dai corpi individuali migriamo al corpo condiviso. Mi piace usare il termine migrare che è caro a questo festival. Dai corpi individuali migrare verso i corpi degli altri. Dalla cura del sé alla cura del pianeta. Un'altra migrazione necessaria. Al centro di questo crogiuolo e di questa tensione si pone il corpo della donna, che è la protagonista dell'edizione del festival di quest'anno. La donna, in quanto crocevia esemplare di metamorfosi, derive, rigenerazioni, come indichiamo quando spieghiamo la nostra sezione, che nella sua composita fisionomia verrà declinata in rapporto al tema scelto, nel suo essere corpo scritto e corpo che scrive. E allora, come non incontrare una scrittrice che ha sempre riservato nelle sue opere un protagonismo speciale all'universo femminile? Eccola qui con noi, Giuseppina Torregrossa, cui do il benvenuto con gli studenti di lettere, insieme a Donatella La Monaca e i suoi studenti del DAMS di lingue moderne e traduzione, e a Claudia Carmina e i suoi studenti, del corso di lingue di Agrigento, che ha appena in qualche modo preso in consegna Claudia e spero che siano anche presenti, ma Claudia credo che sia anche lei con noi. Non l'ho vista, ma è migrante, lei è proprio migrante in questo periodo. So che cercherà di seguirci. Allora, Giuseppina, vorrei partire da una tua affermazione che ci consente di entrare subito nel vivo del tema del nostro festival.
il corpo condiviso, appunto. Lo scorso luglio, alle prime battute della tua Lectio Magistralis, in occasione della laurea honoris causa che ti è stata conferita dalla nostra università, così ti esprimevi. Si scrive con il corpo, del corpo e grazie a un corpo libero. Da medico ho studiato la fisiologia e la patologia del corpo. Da scrittrice mi ho raccontato i sussulti, gli affanni. Un concetto questo che hai più volte ribadita proprio nel seguito del tuo discorso, come una sorta di leitmotiv. Tornavi a ripetere infatti poco dopo. Si scrive con il corpo nella sua interezza. Si scrive con i singoli organi, per poi dare risalto anche alle loro funzioni cognitive. Bello questa cosa, da medico ce l'hai fatta capire molto meglio forse di tanti altri, che gli organi sono intelligenti, insomma. Il cuore, per esempio, che con la sua complessa rete di neuroni apprende, ricorda, prende decisioni, dici tu sempre in questa tua lezione bellissima, che, dico, per chi si stesse per incuriosire, spero che lo siano, abbiamo pubblicato in questi giorni proprio sullo specchio di carta per dare la possibilità di leggere direttamente la tua bellissima lezione. Ecco, parlavi anche dell'area di Broca, che consente l'espressione della voce, un tema a te molto caro, quello della voce. L'orecchio che già nel feto percepisce la voce dei genitori. Insomma, come dico, potete leggere integralmente la lezione sullo specchio. E certo però i lettori più affezionati in queste parole trovano la conferma di quanto avevano già appreso dalla tua stessa narrativa, dalla pagina viva, no? Dalla tua pagina viva, a partire dal primo romanzo, L'assaggiatrice, per continuare con il conto delle minne, Manna e miele, ferro e fuoco, ne ricordo alcuni, che il figlio maschio, per arrivare all'ultimo romanzo, Al contrario. Romanzi che hanno tutti un modo unico di costruire la fisicità dei personaggi attraverso una scrittura materica, ho avuto modo di dirlo anche nella mia laudatio a suo tempo, e sensuale, attenta al linguaggio del corpo, intensificata sempre e ravvivata dalla linfa vitale del dialetto, altra cosa a te cara questa del dialetto. Dall'ultimo romanzo, peraltro, abbiamo tratto il titolo di questo nuovo incontro, nostro incontro, Il tempo delle donne. Il tempo delle donne è infatti il titolo della seconda parte di Al contrario, il cui primo blocco narrativo è costituito dal tempo degli uomini e il cui protagonista è il dottore Giustino Salonia, un bastian contrario che scoprirà di essere veramente fatto al contrario per un'anomalia congenita. Da qui il titolo, ma il titolo, come un momento fa, discorrendo prima, preparandoci ad entrare in questa camera di stanza virtuale, al contrario ha un valore metaforico. Ci sono tante cose al contrario. La scrittrice racconta di una Sicilia, in questo romanzo, sorpresa in un periodo cruciale che va dagli anni 20 agli anni 40, tra il 27 e il 43 esattamente. A Malavacata. Malavacata o Malavacata? Guarda, io dico Malavacata, ma siccome non esiste... Malavacata è come vigata, e quindi io direi meglio Malavacata. Io dico così, ma... Poi però poi sai che non esiste, quindi... Lo so, no, ma io sai, per affinità con Arcavacata, dicevo Malavacata, però poi mi è venuto il dubbio, ma è Malavacata, anche perché nell'orecchio abbiamo vigato. E allora, paese immaginario anche quello. Dunque, un paese immaginario dell'Agrigentino, e lì a Malavacata il dottor Salonia arriva nell'agosto del 1927 con tutte le sue delusioni, fragilità, irrequietezze di uomo, ma anche con un amore per il suo mestiere. E tu, da dottore, da ex dottore, sei sempre, poi non si è ex dottori, è vero, non si è ex, in certe cose non si è mai ex. Dottoressa, sai bene cosa significa, animato da buoni principi, da giuste convinzioni. La salute è un diritto, non un privilegio, così egli pensa, nel ripercorrere con la mente, in preda alla scontentezza, le difficoltà che l'hanno portato ad accettare l'incarico di medico condotto e a vivere tra quell'ammasso di casupole, sporcizia e miseria. Superate le diffidenze degli abitanti, quel paese gli rivelerà la bellezza del lavoro sul campo, gli farà dimenticare le sofisticate ricerche fatte all'ospedale di Palermo, mentre una folla di personaggi ben presto si farà strada
dando vita a una saga corale scandita in due tempi, come abbiamo detto. E certo sentire la salute è un diritto, non un privilegio, sentire di un medico che appunto si appassiona poi al suo lavoro, ha risonanze speciali dopo questi 2 anni di pandemia, anche se so che tu questo romanzo pensavi da prima, e d'altra parte lo testimonia il fatto che tu stesso sei un medico, e quindi potessi senza dubbio giocare la carta anche tematica di qualcosa che ha a che fare col tuo vissuto. Quindi i due tempi sono immersi nel crogiolo della storia, sebbene la scrittrice nella nota finale si affretti a invitare tutti a non cercare verità storiche, non ce ne sono, se non nei pochi elementi che servono a contestualizzare il racconto, precisando che al contrario veri universali sono i sentimenti e questa verità dell'emozione potrebbe trarre in inganno. E certamente veri sono i sentimenti, le emozioni che mettono in moto i personaggi in un mondo, di un mondo popolare che attraversa alcuni snodi della storia del nostro paese. Veri sono i temi che si veicolano, come il tema del rapporto uomo-natura, il tema della libertà incarnato soprattutto dalle donne e dal loro programma di resilienza da opporre alla guerra. Sono le donne di Malavacata a raccogliere per esempio il testimone di Ninì Frangipane, il contadino che sa amare e curare la terra, ne conosce i segreti. Sono le donne a inaugurare dalla posizione marginale in cui sono state a lungo confinate un nuovo tempo opposto, contrario, potremmo dire, a quello degli uomini, che al contrario hanno prodotto la guerra. A tale avvicendamento corrispondono le diverse focalizzazioni, quella maschile degli anni del fascismo che precedono la guerra e quella femminile che progetta la riparazione mentre è in corso, proprio in corso la guerra. Così la storia, anche nel suo manifestarsi sghembo, si rivela una riserva preziosa per nuove invenzioni. Offre chiavi per capire anche il presente e lanciare nuove sfide. La Torre Grossa vi trova linfa per imbastire il suo racconto e spiegare attraverso di essa i drammi sociali, i sentimenti, descrivere le emozioni degli uomini che li vivono. E ciò nella convinzione che la letteratura è militanza e ha la forza di farsi grimaldello. Un postulato questo che è tutt'uno con la scelta della scrittrice di scommettere sul genere romanzo. E su questo, sulla militanza della letteratura, sul valore della letteratura, direi anche oggi, sullo scrivere oggi, vorrei darti la parola. Ti ringrazio Mimì, ti ringrazio anche per la bella introduzione che hai fatto, sei sempre molto generosa con i miei romanzi. Grazie davvero, buongiorno a tutti, sono molto felice di essere sia pure virtualmente con voi, nell'attesa invece di un incontro più concreto, più realistico, in cui il corpo sia centrale, non l'immagine del corpo. Tornando all'argomento principale... Scrivere oggi la letteratura, il valore della letteratura. Tornando al valore della letteratura, sì, è vero, io credo che la letteratura, che l'autore e l'autrice siano dei militanti, sono militanti della verità, perché laddove non sempre, noi è chiaro che non sono dei militanti di un'ideologia, perché quello che noi abbiamo erroneamente interpretato, quando si dice la letteratura è militanza, si immagina che la letteratura sia asservita a un'ideologia. L'unica padrone che chi scrive riconosce di solito è la verità. Certo, le verità sappiamo bene che hanno due facce nella mitologia, sappiamo bene che la verità talvolta può essere è frutto di un'interpretazione, non di una percezione del reale, però l'onestà intellettuale è quella che non deve mai mancare nella scrittura. E la militanza serve a veicolare qualcosa che talvolta non può essere veicolata altrove, perché non sempre, intanto perché comunque la scrittura, la letteratura è un mezzo, non è mai il fine, non si scrive per diventare letterati, si scrive perché si pensa magari indegnamente di avere qualcosa da dire. E si pensa anche che quel qualcosa da dire possa essere interessante per qualcuno, possa intrattenerlo, possa essere di consolazione. Insomma, si pensa che quelle parole che noi annotiamo su una pagina, su uno schermo, su un file, abbiano un valore anche per gli altri, altrimenti non staremmo qui, scriveremmo tutti dei diari da lasciare nei nostri cassetti. E attraverso questa scrittura noi cerchiamo di
intanto di raccontare qualcosa di noi e poi di entrare con quel noi segreto, con quel me segreto, di entrare in contatto con il segreto dell'altro, di incontrare l'altro in una terra di mezzo. Ecco perché la letteratura da sempre ha un valore, la scrittura così importante. Io ho iniziato questa lezione con la scrittura delle donne Nushu, no? per raccontare il linguaggio segreto. Laddove le donne erano completamente censurate, viene inventato questo linguaggio segreto che serve a veicolare attraverso i ricami i pensieri più intimi. È un po' quello che succede a chi non ha voce sui media, per esempio, a chi la letteratura serve a dar voce a tutti, nel rispetto sempre, naturalmente, della verità. Ecco perché anche oggi che noi immaginiamo di essere liberi e anche oggi che noi pensiamo di poter dire tutto, in realtà spesso e volentieri l'accesso ai media è negato e la comunicazione è univoca. Qui la letteratura diventa non solo grimaldello, ma testimonianza molto importante. Bene, grazie. E su questa, no, questo nuovo questa nuova sollecitazione dataci dalla scrittrice, vorrei invitare invece Donatella La Monaca a partecipare anche lei alla nostra conversazione. Grazie Mimì. Intanto io desidero rinnovare il piacere di incontrare nuovamente Giuseppina dopo il recente conferimento di quella laurea honoris causa, e peraltro proprio quello che adesso ha detto interseca quanto ieri dicevamo con gli studenti, con alcuni di loro, a proposito proprio di Elsa Morante che in pro o contro la bomba atomica esordiva dicendo lo scrittore è colui al quale sta a cuore tutto quanto accade fuorché la letteratura. Proprio nella accezione, in un'accezione assolutamente speculare a quanto tu dicevi, e a sua volta Giacomo De Benedetti di lei diceva che lì c'era una scrittrice per cui scrivere era la faccenda seria della vita, e penso sia proprio direi una condizione che ti si addice appieno. E detto questo, io direi che in continuità con col testo di quella prolusione davvero densa e bellissima che hai pronunciato allora, sei ritornata su alcuni passi chiave che anche un po' Mimì ha evocato poco fa mentre la ricordava, la citava, e sei tornata a ribadire quello che io adesso voglio ricordarti. Questo ultimo romanzo salda le mie due anime. Nasce per caso come tutte le idee, forse, e finisce per mettere insieme i due aspetti della mia vita, quello del medico e quello della scrittrice. È vero che racconta le donne, ma il vero protagonista è il corpo. Il corpo è la parola unica, il tema centrale. Il corpo con le sue fragilità, i suoi punti di forza, e io lo dovevo raccontare. Un corpo che si ammala, dà la vita, muore. Ecco, è proprio l'insieme di questi elementi. Trova, devo dire, una traduzione ideativa, inventiva, ma anche espressiva, davvero esemplare nella pluralità di voci e di vite che popola le pagine di questo tuo romanzo. Vite, peraltro, colte sempre nel loro affannoso dibattersi tra vigore e disfacimento, mortificazione e accudimento. E dicevi corpo che si ammala. Accade però nel tuo romanzo spesso che proprio la malattia, il contatto quotidiano con corpi miseri e sofferenti, diventi per il lunatico e mutanghero, così lo definivi nella tua prolusione, dottore Giustino, Salonia o Salonia, a seconda di dove si voglia porre, ecco, si voglia ancora una volta porre l'accento, diventi in qualche modo anche il tramite inatteso per una sorta di educazione sentimentale. E questa volta voglio leggere direttamente dal romanzo. La tenerezza scalzò la rabbia dal suo animo. Sviluppò l'empatia, senza la quale un medico non può definirsi tale. Non era più il dottorino affettato dei salotti palermitani. Attento e sensibile, confortava gli uomini stremati dalla fatica, dava speranze alle donne consumate dalla fame, rassicurava i bambini spaventati dalla sofferenza. Il nuovo dottoruzzo toccava senza inorridire pance gonfie,
si accostava con l'orecchio nudo ai toraci macilenti, scrutava tra secrezioni e liquidi ripugnanti. Ora amava i suoi pazienti ed era ricambiato. La lotta contro la malattia lo aveva elevato al rango di guerriero, anche se l'eroe vero rimaneva il paziente. E di questa metamorfosi misura è il linguaggio, perché da questo momento il lessico medico di Giustino si piega ad intonare corde più comprensibili alla piccola comunità di Malavacata. E lui aveva modificato il suo linguaggio, dispensando agli ammalati consigli e spiegazioni sulle funzioni del corpo umano che paragonò a una casa. Fognatura stava per intestino, serbatoio per vescica, il cuore era la pompa, la testa una caffettiera. Le metafore si rivelarono molto efficaci e se da una parte gli fecero perdere un po' di quel potere che il mistero alimentava, dall'altra gli fecero guadagnare una fiducia ai limiti della devozione. Ecco, io sulla scorta di questa pagina che ho avuto proprio il piacere di leggere anche insieme a chi ci ascolta, vorrei che tu tornassi su quel nesso a cui avevamo fatto riferimento all'inizio. Il corpo che in questo romanzo diventa tema centrale, ma anche parola unica, hai detto. E allora mi piacerebbe proprio che tornassi su questo nesso e sulle molteplici declinazioni con cui si esprime in questo tuo romanzo. Ma guarda, intanto grazie molte, anche perché mi hai ricordato qualcosa che io, perché poi io scrivo e dimentico quello che scrivo. La verità è che in queste pagine di questo romanzo ci sono tutte le battaglie di mio nonno medico condotto e le mie di medico degli anni 70. Cioè la medicina è stata una sorta di, considerata una scienza, da dispensare dall'alto ai pazienti, fino a che non si scopre che solo nella relazione medico-paziente e nella collaborazione medico-paziente può avvenire il miracolo che è quello della guarigione o della restituzione ad integrum poi del corpo. Naturalmente questo che fu il tema centrale di una battaglia politica fortissima per i medici avvenuta intorno agli anni 70 viene poi travisata e completamente abbandonata in un consenso informato che non è più un discorso fra medico e paziente, un incoraggiamento, un aiuto, lo sviluppo dell'empatia di chi ti sta dispensando in un momento di estrema fragilità qualcosa, ma diventa un modulo algido da firmare per scaricare dalle responsabilità medico-legali e dalle responsabilità del medico nell'esercizio della professione. Quindi effettivamente io ti devo dire che un po', come dire, il mio cuore in questo momento un po' farfuglia e un po' galoppa furiosamente al pensiero di quelli che sono stati degli elementi così importanti per noi medici e anche per i pazienti stesso, perché io credo che ognuno di noi ha potuto sperimentare questo momento di fragilità che è rappresentato dalla malattia, e avere un sorriso, una mano sulla testa, una mano rassicurante che ti dice ce la faremo, credo che faccia la differenza rispetto alla fredda somministrazione. Ed è questo il dramma poi del Covid che noi abbiamo vissuto, perché poi noi ignoriamo che in questi due anni è successo qualcosa di terribile, cioè in questi due anni noi abbiamo scoperto che abbiamo bisogno del corpo, pensavamo di poterne fare a meno quando lo abbiamo forzato nei cicli produttivi del tipo produci, consuma, crepa, no? In realtà non è così, lo abbiamo forzato facendo sviluppare nevrosi, immaginando che tutti potessimo fare tutto e che il corpo potesse piegarsi alle esigenze di un sistema, non che il corpo, pensa, cioè che parole antiche, sistema, cioè se tu scorri le pagine dei giornali, sistema non lo usa più nessuno, eppure era una cosa di cui si parlava moltissimo negli anni 70. Quindi abbiamo immaginato di piegare questo corpo alle esigenze di una società, di un ciclo produttivo. Con il Covid noi scopriamo che abbiamo un corpo e lo scopriamo nell'assenza del corpo, cioè nel doverci comunicare attraverso uno schermo,
e in tutti questi malati che muoiono soli, che vivono all'interno di un ospedale, lontani non solo dai parenti, ma persino dal medico, che è un automa bardato come se fosse la polizia scientifica, ti entra, non ne vedi neanche il colore degli occhi, bardato per com'è. Ecco, noi scopriamo il corpo e scopriamo le esigenze del corpo che si fa anima, perché che cosa chiediamo? Un contatto chiediamo, contatto che il virus ci impedisce, e scopriamo oggi che non possiamo fare a meno del nostro corpo. Non solo, il discorso poi naturalmente si allarga all'ambiente, perché la pandemia ci riporta inesorabilmente a quello che diceva Mimì Frangipane, che esatto, la terra è femmina e va rispettata come le donne, non può essere utilizzata e sfruttata come se fosse una semplice prostituta, che è donna anche lei e ha bisogno anche lei di essere rispettata. Esatto, grazie. Grazie, hai toccato proprio anche sì, temi più sensibili e che ci riguardano tutti e che ci trova tutti quanti fragili. Hai detto bene, scopriamo il corpo nell'assenza del corpo e tuttavia ostinatamente siamo qui a difenderlo questo corpo e a collegarlo gli uni con gli altri. Quindi Donatella, hai qualche altra cosa da aggiungere prima di cominciare a dare la parola ai ragazzi? Che esorto già a prenotarsi, ad alzare la manina in modo tale che via via chiamiamo, perché in questo momento non vedo segnali. No, infatti no, non ce n'è, in questo momento non ce n'è. Forse aspettavano il nostro... iniziare a prepararsi. Aspettavano forse il nostro... vedo qui che c'è, per esempio, alcuni amici miei, ora li vedo qui, alcuni nomi che si erano già preparati ad intervenire, perché abbiamo discusso. Bene. Perfetto. Va bene, allora io molto volentieri, anche perché proprio Giuseppina mi dà il destro per in qualche modo legare una questione che davvero ci sta a cuore, a cui abbiamo veramente un po' intitolato con l'insegna corpi terrestri, corpi celesti, proprio questa sezione che tu inauguri in maniera così veramente che più armonica non si potrebbe, perché effettivamente la tensione ecologica è l'altro filo rosso che attraversa tutta la tua scrittura inventiva. E nella fattispecie, in al contrario, si pensa veramente a questa figura di Mimì Frangipane, a questa terra effimmina, che tra l'altro Mimì Frangipane, il cui dialetto lo ancora in maniera ancora più vera a questa terra, a questo paesaggio, che poi è questo paesaggio dell'entroterra isolano, che sia aspro talvolta, ma che in qualche modo è assoluto, e a cui tu dedichi delle pagine che, devo dire, sono, anche dal punto di vista della fabulazione, sono vere, ma sono anche godibilissime, perché c'è proprio tutta una tastiera cromatica che è poi la tastiera, penso, di una memoria che si risveglia e che diventa scrittura in modo, devo dire, veramente, veramente suadente, se posso permettermi di usare questo aggettivo, perché ho provato proprio questa sensazione leggendo. La sua capacità grande di affabulazione che conquista. Sì. E ti ricordi, Mimì, dicevamo la punta storie, no? Io sono una punta storie. Esatto. E allora desidero leggerti un piccolo passo, proprio tratto da Corpo Celeste, in cui Anna Maria Ortese scrive: una coscienza decapitata, ecco la nostra coscienza umana oggi. Il momento è tutto, il corpo privato è il suo altare. Si dimentica che non esiste un momento senza tutti gli altri momenti, un corpo senza tutti gli altri corpi, compreso il corpo celeste della Terra. Manchiamo dunque di memoria storica, ma più ancora manchiamo di memoria biologica, di visione e di coscienza. Io vorrei chiederti quanto ti ritrovi in queste argomentazioni degli anni Ottanta, perché è dell'84 questa intervista. Sì, noi abbiamo frammentato la realtà, la verità è questa. Sì. Io diciamo che con la mia esperienza medica mi rendo conto che questa frammentazione specialistica ha spezzettato il corpo in mille pezzetti, ma questa frammentazione è avvenuta un po' in tutta la realtà. Sì. Ognuno si è occupato di un pezzetto della realtà, dimenticando tutto il resto. Anzi, più che dimenticando, ignorando
talvolta non sapendo nemmeno che esista anche il resto. Sì. Se tu sversi dei liquami all'interno di un fiume, non hai semplicemente sversato dei liquami e avvelenato il fiume, hai avvelenato l'umanità. Ecco, si dimentica sempre un pezzetto all'interno di questa cosa. E Mimì Frangipane lo racconta bene, perché nel 27, quando il fascismo cominciò la guerra del grano, lo cominciò un po' prima del 27, già nel 27 queste sementi ibridi, questi ibridi erano stati già diffusi su tutto il territorio nazionale, e il risultato fu che noi abbiamo avuto, e ancora adesso ne paghiamo un po' il prezzo, questo grano così fragile che necessita di glifosati per sopravvivere, perché altrimenti, e anche di diserbanti, perché è preda poi di erbacce, è preda di muffe, è preda di funghi, mentre il nostro grano antico era decisamente più resistente agli attacchi ambientali. Questo ha determinato sulla salute dell'uomo un impatto spaventoso. È vero, noi immaginiamo che la Terra, abbiamo immaginato per anni che l'universo fosse antropocentrico e che noi fossimo i signori e i padroni assoluti dell'universo e potessimo fare quello che volevamo. Oggi noi ci accorgiamo che il mancato rispetto dell'altro, perché la Terra è un'altra che noi incontriamo, mi piace pensarla al femminile perché genera, perché dà la vita, perché quello, ecco, il mancato, la mancata attenzione all'altro, all'altra, al corpo dell'altra, determina poi una ricaduta su di noi e un boomerang che ci stiamo portando dietro, e proviamo a porre rimedio con scarsissimi risultati, perché poi la verità è che cioè, prevenire è sempre meglio che curare, ecco. È proprio così. Bene, grazie. Allora io credo che a questo punto dovremmo provare a dare la parola ai ragazzi. Sì. Non capisco, so che ci sono, ma non capisco forse non vedo le mani, dovrebbe esserci. No. Noi non si... Eccole. Già sto trovando alcuni. Eccole. Senegallo e Mauro, che appunto sono... Ah, stanno comparendo gli allievi. Mauro, Irene e Laura. Però, abbiamo Mauro. Cominciamo a dare la parola a Mauro, a Irene. Bene. E poi a Laura, sì, nell'ordine in cui appaiono le manine, diciamo. Stanno apparendo già le varie manine. Esatto. Benissimo, sono contenta. Allora, Mauro... Prego, Mauro. Fatti vedere. Sì, professoressa, un attimo. Mi vedete? Benissimo, sì. Buongiorno a tutti. Ecco, questa era la mia riflessione che ho portato oggi. Il personaggio di Nenella ci offre uno spunto di riflessione sull'azione della famiglia, dello Stato e dell'istituzione all'interno di un territorio o di una realtà in piena trasformazione. Gilda insiste perché la figlia abbia un'istruzione che le consenta di emanciparsi, di sottrarsi quindi a un futuro a cui sono destinate contadine e umili lavoratori. Costruzione chiaramente proposto non in dialetto ma in lingua, quasi a voler sottolineare come irrigidire quel cordone da quel corpo condiviso che era il mondo passato dialettale possa garantire un riscatto linguistico che diventa anche sociale. L'utilizzo di una lingua o di un'altra comporta delle scelte: o adeguarsi a una società dialettofoba che vuole sempre più unificare il territorio eliminando le distanze fra centro e periferia, eliminando le distanze linguistiche, o attaccarsi quasi morbosamente a un mondo che non c'è più. Come possiamo relazionarci con la nostra terra, con questo corpo condiviso, se non abbiamo più una lingua, non abbiamo più le parole per descriverlo e raccontarlo, ma solo ricordarlo? La narrativa oggi più che mai può essere un'opportunità per rilanciare il dialetto? Questa era la mia riflessione. Allora, grazie. Riflessione profonda e spero di essere capace di rispondere. Ecco, io ho fatto una scelta precisa nella mia vita, che è stata quella di parlare, di scrivere in dialetto. Io il dialetto lo parlo anche, lo parlo in casa, l'ho parlato all'interno della mia famiglia. Non mi era permesso da ragazzina però di esprimermi in dialetto, cioè mio papà non me lo permetteva. C'è stato un momento in cui il dialetto è stato bandito dalla società. Pirandello stesso, che aveva cominciato con il teatro dialettale insieme a Martoglia, a un certo punto svirgola e dice che l'intellettuale si deve esprimere in italiano. Certo, l'italiano ci permette di essere compresi dappertutto, però la verità è che noi però rinunciamo a molte sfumature rinunciando al nostro siciliano. E quando mi è arrivata, per esempio, un po' di tempo fa,
una critica, effettivamente era una critica a tutti gli effetti, non una critica nel senso di un critico letterario, uno che mi criticava per l'uso del dialetto perché diceva che per lui era persino fastidioso. Ora, immaginare di far esprimere un contadino nel 27 con un italiano forbito magari dicendo per dindirindina, insomma, a me sembrava veramente fuori registro, per cui io continuo a difendere la mia scelta. Però la verità è che a me il dialetto non solo mi riconcilia con la mia terra e salda un legame che io credo che sia materno, ecco, per quel che mi riguarda, forse non lo è per tutti, ma per me personalmente il legame con la terra è un legame materno, è un cordone, e il dialetto mi permette di saldare questo, di rinsaldarlo, di renderlo, di viverlo ogni giorno di più. E mi permette di portare l'attenzione su dei temi con un'intensità che altrimenti perderei. Certo, mi rendo conto che talvolta il pubblico si restringe un poco, ma dicevamo prima che la letteratura è asservita solamente alla verità e a dei sentimenti, peraltro, e a nient'altro, e pertanto in piena libertà ci esprimiamo in dialetto, ecco. E poi quel dialetto dà verità effettivamente alle storie che racconti, perché quando devo a parlare è un mondo, quel mondo antico lì, come dici tu, negli anni di un paesino dell'entroterra siciliano. Io devo dire che ho ritrovato, dicevamo con Donatella, proprio mi ritrovavo anch'io delle memorie, sì, del mio stare in paese, dell'aver sentito parlare così le persone, quindi perfetto. Vorrei aggiungere, se posso, vorrei aggiungere una cosa. Quello che può sembrare una cosa local diventa global quando, ed è un'esperienza personale che vi racconto, negli Stati Uniti mio papà parlava male e poco l'inglese e fu costretto per motivi di salute ad andare negli Stati Uniti, dove trovò una serie al Memorial Hospital di New York e al Mount Sinai di New York, trovò una serie di medici, figli di immigrati di terza generazione, con i quali si intendeva benissimo perché parlava il siciliano. Siciliano, certo. Quindi dal local al global, poi talvolta il passo è niente. Ma è successo esattamente così. Bene, Irene, si prepari Irene a parlare? Gallo. Sì, buongiorno. Mi vedete? Mi sentite? Sì, benissimo Irene. Buongiorno, sì, a tutti. Sì. Allora, la mia riflessione è questa, la mia domanda. La descrizione spesso antropomorfa dei paesaggi nel romanzo si carica di elementi sensuali, con effetti a volte conturbanti sul lettore. E penso in particolare alla camminata che Giustino fa ai margini del paese e dice dal testo: si fermò a riposare su un mammellone poroso, da quell'altura il puzzo di letame e la flore caprino non si percepivano più. Oppure ancora all'aria settembrina che aveva i colori scuri della solitudine, la terra arata mostrava la sua anima grassa, nei solchi regolari dimoravano i semi, l'aria profumava di vino e letame. Oppure alla natura che corre accanto al treno che porta Gilda e Giovannella a Malavacata, in cui troviamo la cima mangiata da una cava sembrava un dente smozzicato. Ora il terreno era piuttosto accidentato e i vagoni sculettavano a destra e a sinistra. In questi casi uomo e paesaggio sembrano fondersi ed è ancora possibile, secondo l'autrice, che oggi essi si incontrino con la stessa intimità? Grazie per questa bella riflessione. Non lo so se è possibile, potrebbe esserlo, ma l'intimità presuppone solitudine. E quello che succede è che ormai i nostri paesaggi sono affollati di persone. Io non ho nulla contro le masse, sia ben chiaro, però quando ci si trova... Come si fa a godere di un tramonto quando si è su una spiaggia, uno sopra l'altro e uno accanto all'altro? L'intimità, ecco, la relazione fisica con il territorio, con la terra, presuppone un po' di solitudine. Non si fa l'amore pubblicamente, lo si fa magari anche su una spiaggia, però in totale solitudine.
e pensare al rapporto con la terra, che oggi da noi, soprattutto in Sicilia, dove la costa è presa d'assalto dal turismo, forse riusciamo ancora a trovarlo in quel territorio assoluto e irredimibile che è l'interno, che fra l'altro devo dire è particolarmente suggestivo. Io sono zone che amo moltissimo, sono cresciuta in un territorio di questo genere, la mia infanzia si è svolta fra Palermo e un piccolo paese dell'entroterra, e queste valli gialle quando sì. comincia il grano, io ce l'ho ancora negli occhi. E se qualcuno mi dice, quando, ecco, perché io chiedo scusa, ma sono costretta sempre a saldare le mie due anime, ma se qualcuno, quando sarà capitato che quando si fa un'anestesia, l'anestesista ti dice pensa a una cosa bella, così fai un bellissimo viaggio, no? Io penso o a queste valli gialle che sono, non riesci a sostenerne, a tenere le palpebre aperte per quanto la luce è forte, quasi ferisce, oppure a quelle distese di mare azzurro che io, che ho avuto un'infanzia negli anni 60, sono stata fortunata perché ne ho goduto in solitudine e ho con la complicità di chi amavo. Quando ricordi questo paesaggio dell'interno, inevitabilmente mi fai pensare anche, è quel paesaggio raccontato nel viaggio del gatto di Don Fabrizio. Stavo pensando la stessa cosa. Volevo sorriderti, perché quando ti leggevo e vedevo le descrizioni del paesaggio, non potevo fare a meno di pensare appunto anche a Tomasi di Lampedusa, al suo Gattopardo, è quella stessa Sicilia lì dell'interno, bruciata, arsa, luminosa però, ecco. E tra l'altro Giuseppina ha fatto modo anche di rappresentare in maniera anche conturbante il paesaggio, no? Molto. Di cui no. Si è parlato. E tra l'altro Giuseppina diceva irredimibile, no? Ha usato proprio l'irredimibile, però poi a mostrare che non è di fatto poi così irredimibile, c'è cioè qualcosa di assoluto in questo aggettivo, ha usato il giallo, no? Sì. E Tomasi dice queste distese gialle come le giubbe dei leoni, che è una metafora bellissima. Inevitabilmente noi ci guardiamo sì. con Donatella. E ma allora anche un'altra piccola domanda. Qual è il tuo rapporto con questo libro, Il Gattopardo? È vero, sì. Ma vabbè, io cioè, talvolta lo leggo... Spesso lo leggo una volta l'anno, insomma mi succede una volta l'anno di rileggerlo perché credo che veramente al netto di questa ineluttabilità del destino c'è però una scrittura così sensuale, così bella. Io credo veramente che sia un grande capolavoro. Infatti, cioè, io dico, lo ricordo, uso magari la stessa metafora. Ma si è nutrita anche di quella sua prosa. Sì. Sì. Bene, allora... Laura, nell'ordine c'è Laura. Laura. No, sempre in ordine di apparizione di manine. No, buongiorno. La parola. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, ti sentiamo Laura, ti sentiamo. Intanto vi ringrazio tantissimo per la concezione di questo spazio. La mia riflessione è sulla prima parte del libro. La prima parte del libro vede come personaggio principale Giustino, il dottore, del quale viene fatta una descrizione così incisiva che mi è sembrato di vederlo muoversi e di sentirne la voce. Le emozioni che prova interiormente e le sensazioni che avverte e sperimenta con il corpo mi sono sembrate profondamente autentiche, evidentemente a esse. Considerata la funzione che ha svolto per tanto tempo lei, immersi in un mondo totalmente femminile, com'è stato migrare dentro il corpo maschile e scrivere dall'interno di esso? E cosa l'ha supportata in questa migrazione? Ah, grazie. Grazie molto per questa domanda. Anche questa dell'evidentemente a esso. Mi ha fatto ridere tantissimo. Ogni tanto mi ritrovo a dire stungrisi. Intercalare del personaggio che lo rende estremamente simpatico, vivo. Non è stato facile infilarsi nel corpo di un uomo, è stato veramente complesso. Ci sono stati dei momenti in cui ho detto ma chi me l'ha fatto fare? Perché sarebbe stato decisamente più semplice immaginare un'eroina, una donna medico
che in quegli anni... Pensate che nel 1920 alla Facoltà di Medicina di Palermo c'erano due donne in tutto iscritte. Di queste due donne, una si è laureata e l'altra ha lasciato perdere prima. Quindi immaginate, sarebbe stato, come dire, forse anche d'effetto una donna medico in quegli anni con le difficoltà, però avrei dovuto, come al solito, raccontare le difficoltà, la diffidenza del paziente nei confronti di una donna, tutte queste cose. Invece volevo proprio fare un bagno, come dire, un'immersione totale nella psicologia maschile. In questo mi ha un po' aiutato, da una parte, l'anomalia di questo cuore al contrario. Questa è un'anomalia che si chiama in medicina situs inversus, che non... nella mia fantasia diventa l'escamotage per veicolare questo carattere mutanghero del dottor Salonia, che era semplicemente un uomo fragile e capriccioso, mentre... però non è mica detto, perché poi scopriamo nel corso degli anni, ogni tanto la medicina scopre poi che invece alcune funzioni del corpo vengono alterate da quelle che noi fino a un certo momento abbiamo considerato delle condizioni inerti, delle situazioni invece assolutamente neutre. Quindi non è mica detto. E mi ha guidato in questa vicenda il messaggio di un amico che un giorno mi disse: tu vuoi sapere veramente cosa pensa la gente di quello che ti dice? Dice: la gente pensa esattamente il contrario di quello che ti sta dicendo. Per cui se non vuoi sbagliare quando ti muovi, dice, allora comportati come se avessi capito. Questa cosa mi ha tenuto compagnia per tutto il tempo in cui io ho raccontato. Aggiungo una citazione molto più dotta del mio amico, che era un praticone invece, di questa... La mente, come dire, la mente di chi scrive non ha sesso, lo diceva Virginia Woolf, la mente dello scrittore è androgina, cioè io... posso essere capace anche, non solo, ma non è detto nemmeno che sia decisamente umana, io posso anche raccontarti un extraterrestre e lo devo fare mettendomi nei panni. Devo dire che io ho utilizzato nella mia vita di scrittrice quelle che si chiamano le tecniche di visualizzazione, le ho sempre utilizzate, sono delle tecniche meditative che ho imparato da una maestra, da uno yogi, e questo mi ha permesso... prima di raccontare delle cose, cioè io faccio sempre un'immersione in un corpo che non è il mio, è come se mi spersonalizzassi e visualizzo sempre ad occhi chiusi una serie di situazioni. Poi dopo alcuni mesi di queste visualizzazioni comincio a scrivere. Bene. Dici benissimo, è tutto convincente, però all'inizio hai detto anche, mentre escludevi, dicevi, se narrassimo le cose come sono, scriveremmo diari. Ed è vero. Però poi hai detto, quando inventi, che ti alimenti anche un po' del tuo vissuto. Non so se c'è una sfumatura. Quindi anche questo, noi che molto coltiviamo questo aspetto, no? Questo rapporto tra autobiografismo e invenzione, ma un autobiografismo ovviamente, chiamiamolo tematico, nel senso che non è che racconti i fatti tuoi, però qualcosa di tuo c'è, ecco, e magari prestato pure a Giustino in certi momenti. Sì, certo, c'è moltissimo di mio, c'è anche molto della mia famiglia, esatto, sì. Perché qualcuno ogni tanto ci si riconosce e a secondo di quello che scrivo mi toglie il saluto oppure mi ringrazia, ecco, perché non è mica detto che talvolta, perché ecco, questa idea della verità o comunque della verosimiglianza è un po', come dire, una trappola, talvolta ti fai dei nemici gratuiti. Oppure talvolta perché si riconoscono magari nel personaggio, ma dicono: ma io quello non l'ho fatto, perché mi hai fatto fare questa cosa? Certo. Ma non sei tu, non sei tu. Certo. Ecco, quindi certamente sì, io attingo a tutto il mio mondo, ma come si fa? Cioè, la verità è che le storie ti vengono incontro da fuori, ma sì, se non attingi ai tuoi sentimenti, diventa una fredda cronaca il romanzo. Sì. Bene. La memoria è una forza creatrice. Esatto. Grazie mille per la risposta. Grazie a te. E ora Edith. Edith, sì. Sì, eccomi. Buongiorno, mi vedete? Sì, 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 benissimo, Edith. La mia riflessione è questa. La maternità è ancora oggi considerata il destino delle donne. La società imputa
chi non desidera figli o chi decide di abortire. Ma ogni donna vive la maternità con sentimenti ambivalenti. Nelle vite di queste donne protagoniste, di Gilda, che in nome del ruolo di madre e moglie deciderà di reprimere i suoi desideri più profondi e rinunciare al vero amore. Di Prima Rosa, che pur di rimanere accanto ai figli sopporta le botte del marito e accetta il suo ruolo sociale. In queste donne risuona l'idea di sacrificio materno che viene denunciato dalla scrittrice Sibilla Leramo. Il corpo femminile, per essere condiviso e farsi garante di una vita in potenza, deve agire liberamente, con consenso, e non perché pressato dalle costrizioni della società, che si aspetta che le donne adempiano al ruolo di madri. Dal momento che tutte le madri sono donne, ma non tutte le donne desiderano essere madri, come possiamo affermare l'autonomia del corpo femminile, cui spetta esclusivamente la scelta di farsi corpo materno? Grazie. Grazie. Questa è veramente una domanda difficile alla quale rispondere, perché il problema, io credo, che non sia l'obbligo della maternità, quello che sta succedendo oggi, ma semmai la negazione ad essere madre. Quello che un tempo era il destino delle donne, oggi viene completamente negato nell'assenza dei servizi, nell'esclusione della donna dai processi produttivi nel momento in cui sceglie di essere madre. E questo è nell'esclusione, per esempio, e nel riappropriarsi della società del corpo delle donne, negando loro la loro autonomia. Penso, per esempio, alla legge sui consultori, che non viene mai più rifinanziata, che era la legge di tutela della maternità e non già sull'aborto, perché permetteva alle donne, finanziando la contraccezione, di fare una scelta libera e non traumatica, perché nella mia lunga, non lunghissima, ma comunque insomma nella mia esperienza, io non conosco donne che abbiano abortito con leggerezza, non conosco donne che non abbiano vissuto la scelta lacerante di dover abortire. Ora, fermo restando che la scelta della maternità è una scelta, cioè solo la donna può scegliere di diventare madre, perché il legame col figlio è un legame fisico, ecco, ritorniamo al corpo, è un legame che non si interrompe mai, ahimè, nemmeno quando il figlio viene fuori. Nel bene e nel male, con le sue ambivalenze, attenzione, io non voglio raccontare una maternità eroica a tutti i costi, e nemmeno una maternità delicata, meravigliosa, piena di fiocchi e zuccherini. Però questo legame è un legame, io lo dico in un altro libro, succede che ho immaginato che il corpo di una donna si divida in due e che metà dei suoi organi passino al figlio. Ce n'è uno solo che rimane unico, che è il cuore. E quel cuore rimane a battere per tutti e due, per tutta la vita. Allora, con questa mia idea, che però è un'idea mia personalissima, attenzione, questo non implica necessariamente che le donne debbano per forza essere madri. C'è chi non vuole esserlo e deve essere libera di scegliere. Ma quello che mi sembra che oggi succeda è che alle donne venga negato il diritto alla maternità. Quello che mi sembra è che la nostra società sia una società che non creda nel futuro, che non riconosce il valore sociale della maternità, che non dà servizi, non fa asilo nido, che ti decurta lo stipendio quando invece te lo dovrebbe aumentare perché le spese sono raddoppiate, ha voglia a far bonus quando poi lo stipendio invece, siccome non ci vai, diminuisce. E, insomma, le giovani donne hanno perso un diritto per conquistare, forse, chi lo sa, perché il diritto a una fecondazione assistita in tarda età, quando le forze diminuiscono e la maternità viene vissuta non come dovrebbe, perché non hai molte cose, cioè c'è un tempo un po' per tutto, ecco. Il corpo si rifiuta di fare delle cose. Ecco, quindi io credo che un tempo si doveva, ancora oggi c'è la scelta dell'aborto, anche se poi i numeri parlano chiaro, perché le donne italiane hanno, gli aborti delle donne italiane sono in netta diminuzione, aumentano sempre invece quelle che sono gli aborti delle donne extracomunitarie, delle migranti che arrivano qua, cioè nei reparti, i numeri del Ministero della Salute mi pare che siano questi, soprattutto negli ultimi anni. Ma
quante donne invece rinunciano ad essere madre perché non possono, non perché non vogliano esserle, ma perché proprio la società non glielo permette. Ecco, credo che sia un'altra una cosa. Negli anni 70 si lottava per la 194, per il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Oggi dovremmo anche lottare per il diritto alla maternità, cioè mi pare che sia le giovani donne ne siano un po' escluse da questo. Grazie per aver anche corretto il tiro, perché giusto sì. La giovane donna, la nostra giovane donna che è la studentessa, si pone il problema di non volere un destino tracciato, però non deve impedire di vedere realmente come stanno le cose, e le cose sono così, che viene scoraggiata invece la maternità proprio perché c'è una società che non l'aiuta. Sì, sì. Esatto. Bene, ora c'è, non conosco Lenovo, non so questa sigla a chi corrisponde, Lenovo Tab, chi è? Salve professoressa, sono Federica Lobianco. Ah, ecco, appunto, non riconosco. Federica. Sì, perché. Salve. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno, io avrei due domande da porle. La prima è la seguente. La corporeità è una dimensione molto presente nel suo romanzo, ne sostiene la narrazione stessa e si esplica in una continua analisi non soltanto dell'aspetto fisico, ma anche dell'atteggiamento dei personaggi, del movimento dei loro corpi, mai scisso però dalla loro anima. È una visione originale e duplice, il corpo come specchio dell'anima e come espressione dell'individualità. Il fatto di essere medico ha influito su questo suo modo di vedere. Come si è fuso lo sguardo del medico con quello della scrittrice? Questa era la mia prima domanda. Vuoi fare anche l'altra? Così poi Ok. La seconda domanda invece riguarda appunto proprio il mestiere dello scrivere. La riflessione sulla letteratura è sempre stata centrale per qualsiasi scrittore in ogni tempo. Ce lo testimoniano le numerose opere critiche e metaletterarie, fra le quali assume particolare interesse alla scoperta dei letterati di Ugo Ietti, di cui abbiamo parlato quest'anno a lezione con la professoressa Perrone. Lui portò avanti una vera e propria inchiesta fra i più importanti scrittori allora contemporanei per stagiare quali fossero, secondo loro, le sorti della letteratura italiana. Prendendo in prestito la sua domanda, le chiedo quale sia secondo lei la direzione in cui sta procedendo la letteratura italiana contemporanea e inoltre quali sono gli scrittori e i romanzieri la cui lezione è stata importante per lei. Queste erano le mie domande. Allora, parto dalla fine. Grazie a lei. Parto dalla fine. La prima cosa che devo dire è che io non sono una letterata, io ribadisco sempre il mio ruolo di puntastorie, per cui tutto quello che viene, che io dico, è frutto così di una riflessione un po' ruspante, non sostenuta da studi accademici, non sostenuta da guide. Voi avete la fortuna di avere una serie di professoresse interessantissime, in ultimo Guido, la Mimì Perrone, la Donatella Lamonica, che vi consentono di fare uno studio guidato. Il mio è stata sempre una lettura, io leggo a casaccio quello che mi capita, quello che il mio intuito mi suggerisce. Riguardo agli autori di cui mi sono nutrita, io mi sono nutrita della nostra grande letteratura siciliana, dei grandi classici russi che metto al primo posto negli ultimi anni, e degli americani che ho letto però quando ero giovane, negli anni 70, mentre i russi continuo a leggerli e rileggerli. Diciamo che gli americani, alcuni mi sono sembrati un po' datati ultimamente rispetto a quello, cioè esprimevano un periodo preciso, quella che è stata la Beat Generation ha espresso un periodo preciso, oggi mi sembrano un po' datati, mentre quando leggo Tolstoi o Dostoevsky mi sembra che siano sempre lì. Siano sempre. Ho un, come dire, in cima alle mie preferenze ho la... per esempio la Goliarda Sapienza, se devo dire qualcosa. Ho un libro del cuore che è anche quello di Maria Teresa di Lascia, Passaggio in ombra, per esempio. Ho il mio scrittore del cuore che è Herman Hesse, ma insomma non poteva non esserlo per quello che riguarda la mia formazione culturale. Dopodiché, se mi chiedete uno sguardo nel futuro, verso il futuro della letteratura, Io no,
non saprei, vorrei dire qualcosa, ma ho il timore di dire una sciocchezza. La dico lo stesso, e tanto diranno, tanto la Torre Grossa è medico e dice quello che gli pare, non ha importanza. Io temo che la nostra letteratura in questo momento sia un po' più che asservita, faccia così gli occhi dolci al pubblico e al politicamente corretto. Questo crea, come dire, una mancanza di originalità nei testi, per cui talvolta io che sono una lettrice ruspante, come avevo detto prima, mi trovo spesso ad abbandonare i testi prima di averli finiti, sì. Un po' perché non trovo il guizzo, quel guizzo, perché manca l'empatia, ecco, in questo politicamente corretto manca sostanzialmente l'impeto dell'autore. E siccome viene meno quell'impeto, quel nucleo centrale della personalità dell'autore, io non riesco a percepirlo, naturalmente mi annoio e abbandono, perché poi alla fine, dai greci in poi, e forse anche prima dei greci, tutto è stato già scritto. Non è che abbiamo chissà quali grandi argomenti da raccontare, però quegli stessi argomenti, quei topoi che sono sempre, che si ritrovano in epoche storiche declinate in maniera assolutamente originale da alcuni autori, diventano poi, fanno di un libro un piccolo capolavoro. E quindi è questo di cui io sento la mancanza. Non mancano dei testi interessanti, sia ben chiaro. Non è che voglio dire che la letteratura è morta, non voglio dire questo. Però attenzione, perché questo proliferare di inserti letterari, questa corsa alla classifica, questa corsa al boxino sulla rivista, ha in qualche modo, è un po', come dire, disperde le energie dell'autore, che altrimenti forse sarebbe molto più interessante. Naturalmente ci sono, ecco, per esempio, io sto leggendo questi libri su Mussolini di Scurati, l'ho trovato molto molto interessante nell'operazione che ha fatto di mischiare un po' di romanzo con documentazione, quindi l'ho trovato veramente interessante e lo sto leggendo con grande piacere. Ma il grande romanzo, quello che uno si porta dietro come sensazione, che il personaggio ti entra dentro e ti abita, ecco, io ultimamente faccio fatica a trovarlo. Mm-hmm. Sì. Poi ritornando invece alla prima domanda, scusate, perché erano due le domande sull'anima fra scrittore e così, è un'operazione secondo me biochimica, che vi devo dire, a un certo punto della mia vita le mie condizioni fisiche mi hanno indirizzato verso la scrittura, e invece di raccontare così la frequenza cardiaca e di scrivere FC 120/125, ho cominciato a scrivere il cuore. Lui sentì all'improvviso che quel cuore che aveva ignorato, ecco, faccio un esempio. Esatto. Bellissima questa immagine. È bella. È un romanzo, ecco. È la voce che trova la sua metamorfosi. Esatto. Ora c'è Yenova, eccetera, eccetera. Avete questi nomi, quindi... Buongiorno, professoressa. Sono io, Federica Battaglia. Federica, forse, dalla Francesca. Sì, sì, è una seconda Federica. Federica. Sì, eccomi. Mi dispiace per il nome, ma Google ha fatto un po' come gli pare. Sì, allora, io volevo ritornare all'autobiografismo. In particolare, un personaggio che mi è risultato molto interessante è Filomena, che mi sento di considerare anche un personaggio femminista. È indipendente, istruita, consapevole di sé e in quanto levatrice conosce profondamente il corpo femminile, tanto da non temere di ribadirne il diritto. Non si risparmia nel sedurre, nell'essere sedotta e soprattutto sa anche stare bene con se stessa. Quanto ha prestato di sé a Filomena, considerata sia la sua professione che il suo essere donna?
Ma io ho fatto la ginecologa e devo dire che nel corso del tempo chi veramente rende sicuro un medico ginecologo in sala parto è una brava ostetrica, e di brave ostetriche ne ho conosciute moltissime, brave, consapevoli, sicure di sé, capaci di e con una dimestichezza con il corpo che talvolta il medico non ha, cioè non una dimestichezza nel conoscerne i meccanismi, nella fisiologia o nella patologia, quanto proprio nell'approccio fisico, nell'assenza di inibizioni e nella capacità di chiamare le cose con il loro nome. Talvolta noi un po' ci vergogniamo, invece una brava ostetrica che conosce quanto un corpo in travaglio cambi, e ahimè non sempre cambia in maniera come dire protocollare o in modo accettabile per chi assiste e anche per chi lo subisce certi cambiamenti, ecco, le ostetriche hanno un cipiglio che io ho messo in questa Filomena, una donna non bellissima, ma che se ne frega dei suoi limiti fisici, anzi li supera in questa seduzione, utilizzando il suo corpo per trarre piacere e per regalare piacere. Quindi forse di me c'è poco, ahimè, perché io, come tutti i medici, ho tutti i turbamenti della scienza frazionata, della scienza spezzettata, della scienza che non mi consente un approccio fisico naturale, no? Ma me lo media, e l'approccio fisico naturale è una continua battaglia, è una continua conquista per me, non è un fatto naturale. Diciamo che c'è forse la Filomena che in me... Forse mi piacerebbe esserlo, ecco, più che... La ringrazio. Grazie. Allora, abbiamo ancora qualche altra domanda? Credo, adesso vedo la mano di Giuseppe Truglio. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Il mio non era un intervento in realtà programmato, era un intervento che mi è venuto, diciamo, ripensando poi alla parte del libro che avevo letto, che mi ha colpito molto. Quando, diciamo, lei racconta del, diciamo, quando il dottor Giustino va a curare Concetta, c'è una frase che mi ha molto colpito, che è: sono creature particolari le femmine, non sono fatte per la morte ma per la vita. Ora, la frase è, diciamo, inserita in un contesto ovviamente riferito all'aborto, però penso che che si possa, diciamo, vada bene, ecco, per tutto il protagonismo femminile forte di questo libro, e soprattutto è una caratteristica che da lettore uomo ho riscontrato anche nel corso che stiamo facendo con la professoressa Lamone, in cui stiamo esplorando la scrittura di Elsa Morante, ed è particolare poiché, cioè, mi sono accorto proprio questa nella scrittura femminile, la scrittura di donne che parlano di altre donne, c'è sempre questa propensione alla sensualità, alla vitalità, che forse è anche maggiore rispetto a quando ho letto anche romanzi di uomini che parlano di donne. Cioè, la donna è capace di dare all'altra donna una dimensione vitale più forte, secondo me, proprio forse questo legame con la maternità che diventa fortissimo anche tutto il romanzo. È una semplice riflessione che volevo... condividere, grazie Giuseppe. Cose fra l'altro appunto da condividere, anche se mi viene da dire, ricordiamoci che Emma Bovary l'ha fatta Flaubert, però, per esempio. Quindi, ma la storia l'ha scritta la Morante. Ma la storia l'ha scritta la Morante. No, dico ora a te, ovviamente. Sì, è vero questa. Torniamo sempre all'idea che la mente dell'autore è androgina, per cui può scrivere di uomini e di donne. Però è vero, perlomeno io condivido questa riflessione. Come si chiama il Federico? Come si chiamava il ragazzo? Giuseppe. Mi è sembrata anche una riflessione molto, molto dolce che lui ha fatto, perché è come se le donne scrittrici restituissero alle loro protagoniste femminili quel qualcosa che la società loro nega. E nella scrittura, io per esempio, ecco, un libro che ho riletto di recente dopo tanto tempo e che veramente mi ha commosso è proprio la storia della Morante. Sono d'accordo. Questa donna con questo legame con questo bambino, sì.
con questo suo coraggio dell'esistenza, questa sua anche follia e anche questa dolcezza nell'accogliere questo soldato tedesco, poi alla fine che è il suo violentatore, non è mica uno che sì. Però forse si ritrova a essere un violentatore perché forse non ha capito o comunque non è certamente un uomo che l'ha amata. E però c'è un sentimento di affetto che la scrittrice, dalla prima pagina fino all'ultimo, tiene per tutto il romanzo, che è lungo, non ha mai deflessioni. Sono non d'accordo. Ha mai un avverbio critico. Non solo, ma c'è, oltre a questo atteggiamento di accoglienza affettuosa, non c'è mai una critica verso questa donna, che viene accettata per quello che è, per quello che riesce a fare, che riesce a dare. Io credo veramente che le donne, quando parlano delle loro protagoniste femminili, ecco, abbiano una particolare empatia e anche una particolare pietas nei confronti delle loro protagoniste. Sì. Se riuscissimo ad averla nel quotidiano, saremmo un partito politico invincibile. Ma è quello che ci fai notare nel tempo delle donne, quando finalmente riescono a mettersi insieme e a mettere da parte certe piccolezze, sono meravigliose. Si finisce la guerra e pare che il cerchio un po' si chiuda e si torni un po' indietro, c'è il pericolo che si torni indietro. E certo. Ecco, questa cosa del condividere, appunto. Sì. E poi è vero che la storia, Anna Maria Ortese della Storia diceva, Giuseppina, che era un romanzo vivente. A proposito, dico, c'è proprio una creaturalità in quel romanzo. Io condivido pienamente le tue riflessioni, dal mio piccolo, no? da lettrice della Grande. Prima ancora di chi poi si è così avventurato nei cammini dello studio della sua scrittura, ma proprio da lettrice. È veramente un romanzo creaturale. D'altronde lei sabbianamente diceva che siamo tutti nella sostanza e nel dolore creature. E nella delineazione del personaggio di Ida veramente c'è tutto questo. Ed è vero che non deflette nel corso di tutto il romanzo. È una temperatura che rimane costante. Sì, straordinario. Guardate, devo dirvi, ora c'è un'altra domanda, però è 30, dobbiamo chiudere, mi hanno mandato. Perfetto, a dire, perfetto. E quindi diamo la parola a Federica. Ce la faremo benissimo. Buongiorno professoressa, buongiorno professoressa La Monica e dottoressa Torregrossa, buongiorno anche a lei. Perdonatemi, anche il mio intervento non era programmato. Abbiamo discusso comunque a lezione, quindi sì, esatto. Sì, e più che altro perché delle cose leggendo. Sì, ma in realtà onestamente è una cosa che durante la discussione e poi avendo anche il libro accanto, onestamente alla dottoressa Torregrossa mi volevo chiedere, lei ha parlato perché c'è stata una nostra collega che le ha chiesto i suoi autori preferiti, i suoi influssi anche. Una mia riflessione particolare è stata, ma lei si è sentita per esempio ispirata o anche influenzata in senso positivo, da Verga? Le vado a spiegare perché. Una cosa che ho sentito è stata intanto la visione corale nel suo romanzo da parte di tanti personaggi, per quanto dico ci sia il punto di vista principale di Giustino all'interno, ma poi si vedono tanti altri punti di vista, da Don Ettore a Gilda, a Filomena, a Mimì, insomma, non vediamo tutto soltanto con gli occhi di Giustino. Quello che le volevo chiedere è, lei si sente di aver avuto un'influenza, di aver voluto dare un riscatto a quel ciclo dei vinti che non è stato ultimato? Quindi ha raccontato una verità, è stata verista da un punto di vista della storia, del racconto, del dialetto, di un paesino inventato, dei personaggi umili, si intende, i personaggi umili, perché si vede il contrasto fra il paese e la città, ma da un altro lato ha scavalcato la visione verista di Verga e ci ha fatto entrare dentro le menti, perché Verga si limitava, perché Verga non ha ultimato il suo ciclo, perché altrimenti sarebbe entrato troppo e non sarebbe stato più verista, cioè sarebbe stato un autore come un altro che si distacca dal suo, da quello che è il suo movimento,
facendo centrare all'interno della vita, come per esempio non ha fatto nell'Uomo di Lusso, nell'Onorevole Scipione, nella Duchessa dell'Aira. Quindi la mia domanda era, lei si sente di aver voluto dare un po' un riscatto a quel ciclo dei vinti e di averlo quasi concluso con questo romanzo? È una bella responsabilità questa. Non lo so, però onestamente da lettrice io l'ho vissuta un po' così, nel senso, cioè, io le dico che secondo me un po' lei è riuscita a farlo, perché io vedevo tratti di Malavoglia, tratti del Mastro Don Gesualdo, però vedevo anche qualcosa che era un in più, quindi quei capitoli della Duchessa dei Leira appena pubblicati, quei tratti dell'Onorevole Scipioni di cui ho soltanto il titolo, così come anche dell'Uomo di Lusso. Quindi le voglio chiedere, cioè lei magari non ci ha pensato, dico, magari sono tutte lucubrazioni mie personali, però le volevo chiedere appunto questo, se lei anche nel suo percorso di scrittrice anche Verga lo ha sentito suo, tanto da siciliana, ma quanto anche da scrittrice in generale, ecco. È la domanda poi sul ciclo dei vinti e anche su cosa ne pensa lei, ovviamente. Allora, io ho iniziato al liceo a innamorarmi di Zola, ero impazzita quando ho cominciato a leggere Zola. Verga l'ho amato perdutamente, soprattutto nelle novelle, più che nei romanzi, anche se Mastro Don Gesualdo si può dire che sia un romanzo che io amo moltissimo. Devo, a dir la verità, non ho pensato a lui mentre scrivevo. Pensavo al paese dove ero nata, dove sono stata, pensavo a mio nonno che faceva il medico, pensavo a mia nonna che doveva combattere con suo nonno un po' strambo, pensavo a questa vecchia tata che è morta dentro casa nostra, pensavo a tutti questi. Quindi se per verismo, ecco sì, sono una verista nel senso che attingevo alla realtà, trasformavo, impastavo, trasformavo e poi diventava qualcosa. Poi se sono voluta, non lo so se sono andata oltre o certamente non c'era una mia intenzione particolare. Io non ho mai un obiettivo quando scrivo, scrivo così come viene. Se non mi piace cancello, se mi piace lo lascio, poi ci ritorno. Molto spesso parto da Napoli per arrivare a Roma e poi arrivo a Berlino, non lo so, cioè non ho neanche un percorso, sono una che non ha mai scritto con disciplina, e pertanto procedo a secondo di quello che mi suggeriscono i personaggi, ma anche a secondo di quello che mi suggerisce il mio corpo, perché talvolta non c'ho nessuna voglia, lascio perdere, sto magari 2 mesi senza nemmeno scrivere. Quindi diciamo che io sono così una irresponsabile disordinata come autrice e pertanto procedo. Poi magari è chiaro che tutto quello che ho letto, quello che ho studiato, perché al liceo Verga ce l'hanno fatto studiare ma in maniera analitica ed ero a Roma, non ero neanche in Sicilia, quindi avevo una professoressa innamorata che ce l'ho fatto studiare moltissimo. Allora tutto questo poi magari affiora lo stesso, ma affiora mio malgrado, ecco, senza che io ne sia consapevole. Una reminiscenza platonica, possiamo quasi dire. Diciamo che con l'inconscio bisogna farci i conti sempre, quotidianamente, quando agiamo, ecco, diciamo così. Poi Tomasi diceva proprio questo, che ogni opera d'arte è creata da decine di predecessori. Inevitabilmente l'edificio della letteratura cresce così, su se stesso. Mm-hmm. Bene, ora c'è un'ultima domanda e veramente dobbiamo chiudere. E magari dando poi per dare qualche notizia sugli appuntamenti che ci attendono per la sezione che abbiamo imbastito noi. C'è Sofia Migliara. Buongiorno, salve. Buongiorno. Intanto grazie mille per questo spazio di confronto molto interessante. Poi volevo porle una mia curiosità che verteva più su un aspetto cinematografico, anche perché le altre mie riflessioni sono state esaurite dei miei colleghi, ma lei ha mai pensato di traslare questo, uno dei suoi libri, ma soprattutto questo di cui abbiamo parlato oggi, in una sceneggiatura, magari un giorno appunto crearne un film? Questo non dipende da me, io scrivo perché mi piace il romanzo, cioè quello che io amo raccontare e lo amo proprio nella forma del romanzo.
Dopodiché, se qualcuno decide di farlo, sai, le sceneggiature, le produzioni sono sempre frutto di un'iniziativa di un regista, di un'iniziativa di una casa di produzione, non sono mai così. Certo è che questo ultimo romanzo ha preso un premio che si chiama Premio Ravesi nell'ambito del Salina Doc Fest, che è proprio il premio si chiama Dal testo allo schermo, quindi chissà che qualcuno poi non decida di farlo, ma certamente l'autore non ha nessuna possibilità di decidere di far certo, qualcosa. Certo, magari pensavo che lei mentre appunto scriveva già si creava inconsciamente anche delle immagini e magari già lo proiettava come proprio un'immagine visiva che poteva essere legata a proprio un aspetto più cinematografico. Questa domanda tu allora potrebbe essere formulata così: se quando scrivi hai in qualche modo pensi anche alla tecnica del cinema, cinematografico, ma questa è una... E poi dovremmo dire, e tu l'hai riscontrata leggendo il romanzo, questa cosa, non pare che ci sia proprio, ci sono scrittori che veramente hanno una tecnica quasi cinematografica, no? Però ecco. Ma la tecnica cinematografica è molto diversa dalla tecnica di scrittura di un romanzo, perché la tecnica cinematografica di solito indugia su una descrizione con poche parole, scarsi aggettivi, nessun avverbio, si potrebbe persino usare di solito anche i verbi all'infinito senza nemmeno coniugarli. Certo, l'ho detto prima, io uso tecniche di visualizzazione per scrivere, quindi quello che io prima vedo per immagini, con gli occhi chiusi vedo per immagini, poi lo racconto. Però più che una tecnica, non è una tecnica legata a una tecnica cinematografica, è un modo per vivere all'interno dei personaggi. È un po' come dire, se i personaggi in cerca d'autore, a un certo punto sono i personaggi a venirmi incontro e a dirmi scrivimi in questo modo. Diciamo che è quello che racconta Pirandello, mentre la tecnica di sceneggiatura è veramente una tecnica molto precisa e scarna, presuppone, si dice che un soggetto cinematografico possa essere scritto su una scatola di fiammiferi, non debba essere più lungo di quello che contiene una scatola di fiammiferi. Quindi, però è chiaro che io i personaggi li ho visti prima, li ho visti muovere, li ho visti mangiare, li ho visti seduti a tavola, li ho visti mentre fanno l'amore, li vedo prima, certo, e poi li racconto. È un aspetto visivo. Perfetto, grazie mille. Si genera la tua scrittura, un aspetto visivo. Bene, Mimì. Tutto cosa dobbiamo dire? Che ti ringraziamo perché non potevamo cominciare meglio la nostra sezione, corpi terrestri, corpi celesti, e scrittura ed ecologia, perché c'è la tensione ecologica nei tuoi romanzi, e dunque dare appuntamento anche per parlare di Goliarda Sapienza. Sappiate che oggi pomeriggio c'è un incontro su Goliarda Sapienza, sempre fa parte della nostra sezione. A parlare sarà Claudia Carmina, l'altra nostra collega di contemporanea, di letteratura italiana contemporanea, con Pina Mandolfo, che è una fa parte della Società delle Letterate ed è una storica conoscitrice e promotrice dell'opera di Goliarda Sapienza. Fra l'altro Goliarda la Mandolfo è imprigionata a Catania per i nubifragi e doveva essere in presenza e non lo sarà, con grande rammarico. Quindi insomma, però come vedete in questo caso riusciamo a sopperire anche a queste difficoltà con i collegamenti. Poi avremo venerdì l'incontro di mattina Elsa Morante e Anna Maria Ortese, eccetera, eccetera. Poi un altro incontro con Vanessa Ambrosecchio il venerdì. Comunque, i ragazzi, lo so, andate a vedere tutti quanti il programma e quindi seguiteci, ci sono tante cose belle che vi segnaleremo, a parte meticciati. Abbiamo anche l'incontro con due poetesse olandesi, condotto dalla nostra collega Laura Restuccia. Poi ancora un focus su Sibilla Lerama con Lea Melandri e Natalia Librizzi. Chiudiamo così, dandovi appuntamento. Grazie. Grazie Giuseppina. Grazie a tutti. Giuseppina, però ti devo chiedere, tu ci hai promesso che forse appena si può in presenza vieni a trovare. Sì, molto volentieri. Vabbè, ci vedremo grazie. Poi. Ti aspettiamo, grazie. Grazie. A presto, buon lavoro. Grazie. Possiamo quindi congedarci. Andare via da questa stanza. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci.
Arrivederci.